Ma come si fa a scegliere l'università giusta? Questo secondo me è un paradosso del sistema di istruzione in generale. Pretendere che io a 18 anni possa scegliere che cosa studierò nei prossimi 3-5 anni della mia vita. Ma purtroppo funziona così. Quindi voglio darvi dei piccoli suggerimenti da quella che è stata la mia esperienza. La prima cosa da capire è che questa non è la scelta più importante della vostra vita. Certo, è una scelta molto importante, ma non è irreversibile. Si può cambiare università. Non muore mica nessuno, eh? Non date retta a chi vi dice che il tempo speso per cambiare facoltà è tempo perso, perché non è vero. Il tempo sfruttato per capire che cosa si vuol fare davvero non è mai tempo perso. Anzi, se si è indecisi, non c'è modo migliore per sfruttarlo. Leggere manuali e libri non basta, dovete uscire di casa. Andate in università, frequentate qualche lezione e parlate con chi già studia lì. E se ci riuscite, parlate anche con i professori. In altre parole, dovete vivere l'ambiente che sarà il vostro mondo per i prossimi 5 anni. Come potete sapere di voler essere degli architetti se non avete mai visto un cantiere? Oppure, come potete sapere di voler essere degli imprenditori se non avete mai messo piede in un'azienda? Se amate l'arte e la storia, non iscrivetevi a ingegneria solo perché così pensate di trovare più facilmente lavoro. Il punto di partenza deve essere quello che a voi piace fare. Poi potete anche pensare a quale facoltà vi possa aprire più sbocchi professionali. Ma non potete studiare per anni qualcosa che non vi piace solo perché poi vi permetterà di trovare lavoro. È impossibile, fidatevi. I vostri genitori, i vostri insegnanti hanno un punto di vista privilegiato perché vi conoscono. E riescono a vedere dall'esterno cose che magari voi non vedete. Ecco, credo che possano essere una buona fonte da cui trarre consigli. Attenzione che siano consigli, non decisioni. A decidere dovete essere voi e soltanto voi, anche a costo di andare contro il loro volere. Quando dopo il liceo decisi che avrei voluto frequentare l'università di Boston, fui io che testardamente convinsi i miei che era la scelta giusta. Loro mi dicevano che non avevo le competenze giuste e avevano effettivamente ragione. Non sapevo neanche l'inglese bene, ma loro sapevano che quella scelta aspettava a me. Ecco, siate aperti ai consigli, ma non lasciate che gli altri decidano per voi. C'è una frase del filosofo cinese Lao Tzu che andrebbe sempre tenuta a mente quando si fanno le scelte importanti, importanti come quella dell'università. Quella che il bruco chiama la fine del mondo, il resto del mondo lo chiama farfalla. Noi, di fronte a scelte del genere, ci sentiamo sempre dei bruchi, piccoli e impotenti. Ma c'è un solo modo per capire se quella che abbiamo in mente è la scelta giusta. Farla, buttarsi e rischiare. Vi garantisco che alla fine, in un modo o nell'altro, si diventa sempre una farfalla.